Ehi là! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella primissima sfida online su Pokken Tournament. Cominciamo oggi, come ho detto, con queste sfide per provare a vedere se sono capace a fare qualcosa e per tenere un po' il canale impegnato, dato che non ho niente da portarvi. Dunque, avevo chiesto chi dovevo utilizzare e mi avete detto Gengar. Ok, è stato un disastro, un completo totale disastro. O non sono capace a giocare o non sono capace di utilizzare Gengar. Infatti questa sarà la prima e unica volta che lo utilizzerò. Siamo contro Protofox. Ho tagliato un po', quindi erano 4 battaglie, di cui 3 perse e una vinta, e le ho tagliate in modo da renderle un pochettino più corte. Quindi ditemi voi se per caso volete vederlo normale, cioè una sfida completa, oppure se volete che io tagli un pochettino. La prima sfida contro Protofox l'ho vinta, infatti sono riuscito a giocarmela bene, a studiarmela un pochettino, anche se non un cazzo di spammone. Ho trovato solamente spammoni, tranne uno, che è quello che mi ha fatto un culo onesto. Adesso vedete che cosa intendo. Praticamente, ora, utilizzo Cresselia come abilità, cioè come supporto, per potermi ricaricare un pochettino, intanto ritorno a 104 di vita. Nel frattempo sto raccogliendo tutta la risonanza possibile. Non vorrei che fosse debole Gengar solo perché ho, ad esempio, non ho ancora portato il suo livello abilità un po' più alto. Comunque, ultra attacco mancato alla grande, e quindi cerco di attaccarlo in qualsiasi modo per potergli togliere un po' più di vita, ma riesco in realtà a metterlo KO in sto turno, quindi diciamo molto bene, mi è andata molto bene, e quindi prendiamo anche con un altro turno. Dunque questo turno diciamo che sì, mi è andata comunque bene, ma non così tanto, non così tanto, cioè non voglio gasarmi più di tanto, però diciamo che le cose sarebbero dovute andare meglio. Quindi ho vinto nonostante tutto, anche se ci ho messo un pochettino di tempo, ci ho messo un po' di fatica a vincere, ma ce l'ho fatta. Dunque, partiamo nella seconda sfida, dove siamo contro questo Tommy, che lui è stato un giocatore onesto, anche lui utilizzava Gengar e anche lui contro di me ha vinto e mi ha fatto un culo della Madonna. Quindi, come avete capito, se io ne ho vinte una e perse 3, avrete ben capito che d'ora in poi saranno solamente sconfitte, 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 cazzo di sconfitte. Gengar fai schifo. O mi becco lo scarsone, o mi becco la vittoria, o quello che è tipo 400 volte meglio di me. Comunque devo imparare a utilizzare meglio questi Pokémon, perché so utilizzare bene Mewtwo, Garchomp e Weavile, mentre Gengar proprio no. Ok, non importa, comunque sia, mi mostra il culo intanto. Grazie Gengar, molto educato, fa 2 stelle, mi fa che schifo di lotta. Comunque sia, vi ricordo, come vi ho appena detto a inizio video, di dirmi se preferite questa modalità vista così tagliata o se preferite vedere tutta la lotta completa. Inoltre, scrivetemi, anzi no, nella scheda, se premete la I che c'è in alto a destra del video, viene fuori un mini sondaggino che vi chiederà praticamente quale Pokémon dovrei utilizzare per il prossimo episodio. Dunque, questa lotta, questo figlio di puttana che si chiama Nilai, volevo scriverglielo alla fine, che è un spammone coglione stronzo, però non sono capace, quindi non l'ho scritto, mi ha battuto per culo solamente perché alla fine ha cominciato a spammare mosse su mosse, quindi non ho avuto modo né onore di poterlo offendere. Peccato, mi è dispiaciuto tanto. A questo punto mi sono stufato e riesco a utilizzare l'ultra attacco che lo colpisce e al primo turno lo mette KO. Quindi fortunatamente mi è andata molto bene, ma purtroppo ora non sarà così. Ok, ora comincia il secondo turno. Bastardo, questo qua forse era un tedesco. Dannato mangiacrauti. Utilizzo subito il supporto con Reshiram, così da poterlo attaccare un pochettino. E sì, un po' di danno glielo fa. Cerco di utilizzare un altro ultra attacco che non lo prende. Non so l'ultra attacco che range ha. Fa schifo, cioè avete visto? Dove l'ha tirato? Comunque a questo punto potete dire: cavolo, sono
a 60, lui ha 32 di vita, è pochissimo, non è niente. Dovrei aver vinto io. No, e invece no. Sì. Utilizza ultra risonanza. Proverà ad attaccarmi. Riuscirà ad attaccarmi. Tantissimo. Riuscirà ad attaccarmi tantissimo. Veramente tanto. Comincia a spammarsi attacchi. E mi mette KO. E sconfitto. Comunque sia, siamo contro l'ultimo, che è giapponese, non so leggere il nome. Il primo round l'ho vinto completamente a culo, sono riuscito a resistere più del previsto. E invece il secondo forse non sarò così fortunato. Infatti questo qua dovrebbe essere il terzo turno. Infatti dovremmo essere prima pari. Stiamo cercando tutte e due di attaccarci. Prima di tutto utilizzo Reshiram, ma non è andato l'attacco. Quindi provo a utilizzare l'ultra attacco, che in realtà questa volta lo prende e lo sta per mettere KO. Quindi distrutto un pochettino. Allora, una cosa, ok, tanto non mi interessa tanto aver perso con Gengar, non mi frega niente, dato che Gengar non mi piace in questo gioco e non mi piace proprio, non è Pokémon uno dei migliori. Comunque volevo dirvi una cosa, se volete, se avete questo gioco e siete iscritti, possiamo fare delle partite tra di noi. Posso suddividere Pokémon Tournament Online in sfide contro di voi, sfide contro gente random o tornei che possiamo organizzarci. Ditemi cosa ne pensate, se volete, ve l'ho detto, scrivetemi qui sotto nei commenti un sacco di cose, se preferite tagliato o no. Se volete lottare contro di me, scrivetemi. Non so che cosa serve per potersi mettere online, penso probabilmente il nickname, non me lo ricordo, comunque sia, poi controllo. E mettete il voto nel sondaggio che c'è in alto a destra per decidere quale sarà il prossimo Pokémon che dovrò utilizzare contro quelli a caso. Quindi ragazzi, è stata una disfatta totale, completamente. Ma non importa, si impara, perché comunque erano le mie prime lotte, devo un po' prenderci anche la mano, perché in quest'ultima partita ho laggato da schifo negli ultimi 10 minuti, quindi non è un grande problema. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima parte, mi raccomando un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Cominciamo subito con 4 lotte totali, una vittoria, 3 sconfitte, bella, bellissima streak completamente. Quindi un bel saluto da Teo, arrivederci alla prossima parte e ciao ciao cari, divertitevi. E buona Pasquetta, non ubriacatevi tanto. O almeno...